Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Speciale Elezioni. Questa è l'ultima delle tribune elettorali dedicate alla presentazione e al confronto delle liste che sono in campo nelle quattro circoscrizioni provinciali. Questa settimana la provincia di Pescara con le altre liste in competizione dopo quelle che abbiamo avuto nei nostri studi ieri. Domani sera alle ore 22 ci sarà l'attesissimo ultimo confronto tra i due candidati presidenti qui su Rete 8, Marco Marsilio e Luciano D'Amico, insieme al direttore del quotidiano Il Centro Piero Anchino, li intervisteremo proprio sul filo di lana della chiusura della campagna elettorale. Poi naturalmente domenica si vota dalle 7 alle 23 e dalle 23, come avete potuto leggere anche questa mattina sul quotidiano d'Abruzzo Il Centro, ci saranno in esclusiva gli unici exit poll e a seguire le proiezioni relative al voto in Abruzzo sin dal momento della chiusura dei seggi, proprio in diretta qui su Rete 8. Ma veniamo alla trasmissione di questa sera. Come al solito io saluto e ringrazio globalmente un po' tutti i nostri ospiti che sono nei nostri studi, ma li presenteremo guadagnando tempo già nella risposta alla prima domanda. Buonasera, benvenuto Vincenzo D'Incecco della Lega, buonasera. Buonasera. Capogruppo uscente del Carroccio a Palazzo dell'Emiciclo. La prima domanda è naturalmente su questa parte finale, su queste ultime ore di campagna elettorale. Non possiamo parlare di sondaggi, ma quali sono le sensazioni, quali sono anche i feedback che voi avete con l'elettorato nell'incontro casa per casa, e proprio per chiedere soprattutto a coloro che sono ancora indecisi di sostenervi. D'Incecco. Intanto buonasera ai telespettatori, sensazioni buone chiaramente di una cittadinanza, di una popolazione che ha compreso quello che questo governo regionale ha fatto in questi 5 anni, le aree interne soprattutto sono molto convinte dal mio punto di vista del lavoro svolto, i dati e i fatti che abbiamo appunto concretizzato sono sotto gli occhi di tutti, grande partecipazione anche agli eventi, ovviamente c'è una fetta della popolazione, ma ormai questo è un dato non regionale, nazionale, che tende a non partecipare alle consultazioni elettorali, e questo credo che sia un tema su cui tutta la politica deve interrogarsi. Però ovviamente per quanto realizzato in questo mese e mezzo di grande presenza sul territorio, io ho visto e ho registrato una partecipazione molto convinta e anche molto decisa dei cittadini. Ovvio che poi in queste ore si cerca di descrivere un fatto o un dato o una controtendenza o una sorta di sondaggio che non c'è, o un tentativo di costruzione di un percorso che non ha, dal mio punto di vista non si è attivato o non sarà attivato o attivabile. Per fortuna peraltro in questa regione abbiamo una legge elettorale credo lineare che funziona, che è anche chiara, e quindi questo secondo me rientra in un meccanismo anche di spiegazione concreta di come e di come dovrà essere il percorso fino a domenica. Poi chiaramente domani abbiamo l'ultimo giorno di campagna elettorale, un giorno intenso sicuramente sui territori, e credo che tutto questo percorso si concluderà con serenità domenica nelle urne, perché i cittadini abruzzesi sono oggettivamente in grado di comprendere un progetto, una storia politica, una chiarezza, e sono in grado anche di comprendere quale tra i due progetti sia più chiaro, concreto ed efficiente e quale invece non lo è. Grazie Vincenzo D'Incecco, la stessa domanda per Nicoletta Verì, buonasera. Buonasera. Assessore buonasera uscente alla sanità per tutti e 5 gli anni del mandato di Marsilio. Beh, di sanità si è parlato molto soprattutto in questi ultimi giorni, in queste ultime ore di campagna elettorale, lo hanno fatto anche da fuori regione. Lei negli incontri con gli elettori che tipo di feedback ha avuto anche lei in questi giorni, in queste ultime settimane? Sì, e anche le sensazioni che le stanno provocando per l'attesa del voto. Sì, buonasera di nuovo a tutti i telespettatori. Devo dire che è una campagna molto attenta, basata sui numeri, sui confronti. Nel momento in cui io mi presento a questi incontri c'è una esigenza di sapere, di conoscere, di avere delle risposte che io sto dando in vari territori, e man mano aumenta la credibilità, l'adesione
e soprattutto la consapevolezza di dare un voto convinto, un voto che è finalizzato alla continuità, come abbiamo sostenuto, perché tutti i traguardi che noi abbiamo stabilito saranno a breve termine terminati. Bisogna dire che il cittadino di oggi è un cittadino molto attento, è un cittadino che esprime consapevolezza nel voto. I nostri corregionali sono molto attenti, lo ripeto, ma soprattutto ho avuto modo di verificare un entusiasmo sulla mia persona, basata sulla trasparenza, basata sull'onestà e soprattutto sull'orientamento a compito. Questo mi dà quella garanzia e quella sicurezza di cui tutti noi abbiamo bisogno, ma soprattutto una sicurezza al governo del Presidente Marsiglio, che ha portato avanti obiettivi e risultati importanti per la nostra Regione. Grazie. Candidato anche lui per una lista del Presidente, ma in questo caso di Luciano D'Amico, è l'ex Sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Buonasera Alessandrini. Buonasera Direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, lei è tornato in questa campagna elettorale alla politica militante, casa per casa, strada per strada. Quali sono, insomma, le sensazioni che sta ricevendo e soprattutto l'aria che tira di questi ultimi giorni? Ma non so perché pensavo, avendo io una cultura pop, a quella canzone di Jovanotti in cui si parla di un'onda che viene e che va. È un'onda che viene e che va. Ecco, Luciano D'Amico è un'onda che cresce e che non si ferma più, secondo me, e che domenica vedremo dove arriva. Luciano D'Amico è la persona per la quale io sono qui, per la quale tanti candidati hanno deciso di spendersi, ne abbiamo qui al mio fianco. Penso che il centro-sinistra tanto vituperato, incapace di trovare sintesi e soluzioni, qui in Abruzzo abbia fatto una cosa semplice ma rivoluzionaria. Ha trovato un candidato di grandissima qualità e si è messa insieme. I partiti politici, sempre accusati di essere cinici, di essere solo interessati al proprio orticello, hanno fatto quello che negli anni sindacali avrei definito il passo del torero, che significa si sono messi a lato le inevitabili ambizioni che ci sono, perché la vita è fatta anche di ambizione che muove le cose, hanno fatto un passo indietro, un passo laterale, appunto il passo del torero, e oggi con Luciano D'Amico guardiamo con ottimismo e fiducia il traguardo ormai prossimo del 10 marzo. Naturalmente, insomma, c'è, senza scomodare Pirandello, il gioco delle parti, è ovvio che gli esponenti del governo uscente dicono di aver fatto bene. Così è normale, io saluto tutti, ricordo Vincenzo D'Incecco quando eravamo più giovani, era un consigliere comunale molto barricadero e quindi vergogna, vergogna. Oggi si è incudine, domani si è martello. Però quello che cambia è che saranno i cittadini a decidere e io sono molto fiducioso che l'Abruzzo voglia voltare pagina domenica sera. Grazie Marco Alessandrini, salutiamo e ringraziamo Vincenzo Serraiocco, lista buonasera. Noi Moderati, buonasera Serraiocco, per la coalizione di centrodestra. Come sta andando la sua campagna elettorale e soprattutto che cosa le dicono, che cosa le chiedono i cittadini per i prossimi 5 anni? La campagna elettorale non si fa l'ultimo mese, gli ultimi 2 mesi, ma una campagna elettorale che parte dal giorno dopo le ultime elezioni del 2019. Questo ci tengo a ribadire, cosa sento e cosa si vede, si sente sul territorio, sono cose che vivo quotidianamente con le mie attività sul territorio, su Pescara, su quasi 400 dipendenti sulla mia città e intorno alla mia città. È una campagna elettorale diversa, questo è quello che noto, che vedo anche dai miei colleghi, oltre al rapporto quotidiano, ma al rapporto personale, è una campagna elettorale molto sui social, lì si vive molto, è un qualcosa di diverso rispetto a 5 anni fa. Oggi si cerca più il rapporto con il WhatsApp, il messaggio, l'incontro, la telefonata, i social, Facebook, Instagram, è una campagna elettorale diversa. Rispondendo lo stesso al sindaco Alessandrini, è un'onda, sì, la nostra onda credo che sia più grande, la nostra onda è un'onda che ci deve permettere di portare a termine un programma che hanno iniziato 5 anni fa, a cui anch'io ho partecipato alle ultime elezioni, quindi mi sento partecipe di questo programma che deve essere completato negli ultimi 5 anni. È la prima volta che quest'onda di Marsiglio riesce a essere un presidente di 10 anni di questa regione. Speriamo che lunedì saremo tutti a festeggiare su questo secondo mandato di Marco Marsiglio dalla nostra regione.
È una campagna elettorale che si sente i bisogni sempre più presenti dei cittadini che sono in difficoltà. Ci sono delle aree interne e delle aree periferiche della nostra città, che poi è il capoluogo, che chiedono risposte immediate e risposte per il lavoro, per la sanità, risposte per una migliore vivibilità all'interno della nostra città, nelle zone limitrofe. Questo va ricordato, non bisogna chiudersi o mascherarsi, ma è necessario che noi diamo e continuiamo a dare le risposte in questo periodo. Grazie. Daniela Santroni per Alleanza Verdi Sinistra. Allora, come sta andando questa campagna elettorale? Come pensate di chiuderla proprio in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, con tutto ciò che i cittadini vi stanno chiedendo e tutto ciò che state raccogliendo e che intendete rappresentare nel prossimo Consiglio regionale? Grazie direttore, buonasera a tutte e tutti. Beh, una campagna elettorale che è stata molto appassionata, è cresciuta lentamente, appunto Marco parlava di onda. E proprio è interessante, appunto, forse più che parlare di sensazioni, parlare di un qualcosa che è già accaduto, che per me è già un dato molto importante e molto significativo, che è appunto una prima vittoria che ha avuto il candidato presidente, che non è solo quella, che non è poco, di unire il campo largo della sinistra e di riuscire a rappresentare appunto tutte le forze in campo, ma anche e soprattutto di aver riattivato un popolo alla partecipazione. Io credo che questo sia un dato significativo di non poco conto ed è già per noi una grandissima vittoria. Non si vedeva da tempo persone in carne e ossa del popolo della sinistra che non solo partecipassero agli incontri o alle iniziative, ma che chiedesse con forza di partecipare, andasse in giro a motivare, a convincere indecisi. Questo per la sinistra è una cosa importantissima, perché a sinistra non si fa politica senza la partecipazione. È complicatissimo, è praticamente impossibile. E questa, la fiducia è, appunto, nei confronti di Luciano D'Amico è riuscita a incoraggiare, a vincere uno scoraggiamento, una disillusione che c'era nel nostro mondo da tanto tempo. Questo ho potuto vedere, un clima che cresceva durante la campagna elettorale, perché iniziavano a conoscere il candidato presidente, alcuni candidati e candidati credibili sul territorio, e le persone si sono rimesse in cammino per aiutarci a vincere, ad unire l'Abruzzo. Grazie, saluto e ringrazio Rossana De Angelis di Azione, buonasera. Buonasera, candidata appunto per una forza politica che, diciamo, è la prima prova vera elettorale in Abruzzo. Chiedo anche a lei qual è il valore aggiunto che per esempio vi ha convinto in Abruzzo, a differenza che in Sardegna, a convergere su una candidatura, su un profilo come quello di Luciano D'Amico. Buonasera a tutti, ringrazio per questo invito. Ci ha convinto essenzialmente la persona di Luciano D'Amico, che è una persona che ascolta, una persona che parte dai cittadini e con i cittadini ha realizzato un programma proprio per i cittadini, per la regione Abruzzo. È una persona con dei toni molto pacati, una persona di una grandissima preparazione, una preparazione sia dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista tecnico. Ricordiamo che è un grande economista, tra l'altro è stato anche il mio professore, quindi lo conosco da nottetempo, conosco le sue capacità, le sue caratteristiche come in termini di umanità, in termini di programmazione, in termini di progettazione, ma anche di realizzazione di quelli che sono gli obiettivi che lui stesso si prefigge, ascoltando gli altri. Noi di Azione molto spesso veniamo additati come quelli che non sanno se stare a destra o a sinistra. La nostra scelta è semplice, noi andiamo sempre solo ed esclusivamente a valutare la persona, quindi può essere anche sintomo di garanzia Azione per quanto riguarda la persona. Quindi noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, siamo entrati in questa coalizione in un secondo tempo, valutando essenzialmente la persona, e quindi questo è un
appunto, ripeto, è una garanzia per l'elettorato. In questi giorni c'è tantissimo fermento, abbiamo assistito ad una campagna elettorale partita in maniera abbastanza tranquilla da professor Luciano D'Amico, nel corso del tempo, acquisendo diverse informazioni, ha cresciuto notevolmente quella che è la sua conoscenza del territorio, e in questi termini ha dato tantissime risposte direttamente all'elettorato e quindi direttamente ai cittadini della nostra regione. Grazie, salutiamo e ringraziamo Camillo D'Alessandro, che non è candidato ma è coordinatore regionale della lista Riformisti e Civici. Buonasera D'Alessandro, ci siamo visti l'altra settimana qui proprio nei nostri studi. Allora io le chiedo un aggiornamento rispetto a quelle che sono le sue sensazioni su questi ultimi giorni di campagna elettorale. Ma guardi, la sensazione mi deriva, intanto buonasera a tutti, la sensazione mi deriva anche dal fatto di quello che è accaduto ieri a Pescara. Una folla incredibile ha accolto il professor D'Amico con la comunità di Italia Viva dei Socialisti, con la comunità della lista dei Riformisti e Civici insieme a Matteo Renzi, ed è sintomo di quello che sta accadendo, di quello che è stato un po' descritto. Cresce ogni giorno una attenzione sul, e credo anche la stima sul candidato presidente, che ci consente di guardare a queste elezioni come quelli che hanno fatto esattamente quello che dovevano fare, cioè fare tutti i passi necessari per costruire l'alternativa al governo della destra. È stato definito l'onda Marsiglio, a me mi sembra più che altro una pozzanghera per come ha lasciato l'Abruzzo, soprattutto su alcune grandi questioni che riguardano la vita dei cittadini. Cioè questa campagna elettorale finalmente da qualche settimana è passata dalla narrazione "hanno già vinto" al mondo reale, e il mondo reale è fatto poi dei problemi che ogni giorno, ogni istante incontrano i cittadini. Da quando si alzano la mattina a quando vanno a dormire la sera incontrano la regione, incontrano questa regione. Ad esempio, quando la mattina si svegliano e vanno al CUP a prenotare una visita, gli dicono di ripassare tra un anno e mezzo. Quando alle donne, qui sono presenti molte donne e ci stanno ascoltando molte donne, quando alle donne arriva la carta per fare la prevenzione e poi vanno al CUP e gli dicono che la mammografia la può fare tra 9 mesi, 10 mesi, 11 mesi, 12 mesi, e se hanno i soldi se la fanno in modo privato, altrimenti non se la fanno. Questa cosa è molto più grande della narrazione dei palchi della Meloni e compagnia bella, perché è la vita reale, e la vita reale batterà la finzione di questi 5 anni. Grazie, io entro appunto sul tema della sanità perché è stato in qualche modo introdotto, ma perché ovviamente è il tema su cui c'è un maggior confronto in questi ultimi giorni, lo dicevamo anche con l'assessore Verì in campagna elettorale. Ecco, io vi chiedo intanto, al di là di ovviamente di inquadrare la situazione di questi tempi, della sanità di questi ultimi 5 anni, ma anche di pensare a quella che sarà la sanità che voi vorreste costruire in Consiglio Comunale e regionale nei prossimi 5, anche in relazione allo specifico territorio della circoscrizione provinciale Pescara. Vale a dire, ci sono i problemi, ma quali sono le risposte, soprattutto gli strumenti da mettere in campo? Iniziamo con Marco Alessandrini. No, a tutti. La sanità è, come dire, il termometro che più di ogni altro misura la temperatura della cittadinanza, misura cioè la capacità del sistema pubblico di fornire risposte in un ambito così importante, un ambito che, lo ricordo bene perché non è trascurabile, assorbe 4/5 circa del bilancio, diciamo così, regionale. Io penso che se noi chiediamo ai cittadini abruzzesi cosa pensano della sanità, come dire, ho il sospetto che tutta una serie di indicatori ci mostrano come in questi 5 anni straordinari passi in avanti non mi pare siano stati effettuati. I numeri sulla mobilità passiva, sui tempi di attesa per le prestazioni specialistiche sono lì e non mi pare che mostrino significativi, diciamo, passi in avanti. Io poi credo anche che ci voglia, come dire, una credibilità nell'affrontare questo argomento, cioè ciò che mi inquieta è quando la sanità diviene un luogo di battaglia politica, cioè
La sanità assorbe 4/5 del bilancio regionale, dove c'è la ciccia e dove c'è, diciamo, dove ci sono i soldi e quindi dove c'è il potere. E chi ci dobbiamo mettere lì? Io penso che dobbiamo mettere delle persone di grande spessore, in grado di essere impermeabili alle pressioni che questi volumi economici generano e magari anche in grado di, come dire, pensare una medicina più radicata sul territorio. Ho letto oggi, non con la dovuta attenzione, mi riservo di approfondire, c'è una bellissima intervista, mi pare su Repubblica, a uno degli orgogli d'Abruzzo che è Donatella di Pietrantonio, che, diciamo, fotografa in maniera chiara, diciamo, cosa significa attendere il bisogno e la risposta pubblica della sanità nelle aree interne. A me piace pensare, Luciano D'Amico credo che sia proprio l'uomo giusto, che noi abbiamo un disperato bisogno di accorciare queste distanze e riusciamo a farlo con le idee, col merito e con le persone giuste che stanno lì non per, come dire, rispondere a esigenze di sistema, chiamiamolo così, ma per rispondere ai bisogni dei cittadini. Grazie. Vincenzo D'Incè, collega. Questo penso che sia proprio uno dei temi che in questa campagna elettorale hanno più caratterizzato l'adesione dei cittadini a quanto abbiamo fatto in questi 5 anni. È curioso veramente ascoltare chi ci ha lasciato una regione devastata sul tema della sanità, e non solo nel 2019 ma anche in precedenza, chi ci ha lasciato un sistema sanitario regionale all'interno del quale, ho ascoltato le parole di chi mi ha preceduto, gli ospedali delle aree interne rientravano in una macchina di macelleria per cui erano morti, stesi sul tavolo, e a capo di quella regione c'era Luciano D'Alfonso, a capo di quel ministero c'era Lorenzin, quindi a capo di quel assessorato c'era Paolucci, che oggi parlano di sanità, hanno il coraggio di parlare di sanità in questa competizione elettorale, dimenticando cosa ci hanno lasciato nel 2019. Cosa abbiamo fatto invece? Ma queste cittadine abruzzesi ne sono chiaramente ben consapevoli, perché oggettivamente sono persone che seguono la vita, come abbiamo detto in questo precedente passaggio di interviste, seguono la vita della regione con una certa intelligenza e conoscenza dei fatti. Noi abbiamo salvato una rete ospedaliera che era morta, abbiamo salvato gli ospedali delle aree interne che oggi sono all'interno appunto di una rete ospedaliera definita, approvata con legge e validata dal Ministero. Abbiamo salvato Penne, abbiamo salvato Popoli, abbiamo salvato il centro nascita di Sulmona e tante altre strutture. Abbiamo avviato post pandemia tutta quella rete che permette e permetterà la costruzione delle case di comunità, che sono appunto quella sanità che va verso i cittadini nelle aree interne, e quindi io credo che da questo punto di vista la proposta, non la proposta, ma quello che abbiamo fatto è un dato di fatto, chiaro, ineluttabile. Quindi chi oggi va in giro a raccontare castronerie dovrebbe avere il coraggio, appunto, come ha detto chi mi ha preceduto, l'emerito sindaco Alessandrini, di ricordare cosa succedeva in questa regione nel 2019 quando nascevano comitati dovunque per salvare gli ospedali che noi abbiamo salvato. Chiudo dicendo che ovviamente la priorità del prossimo governo deve essere affrontare con veemenza un problema che dobbiamo ancora risolvere, che è quello delle liste d'attesa. Grazie. Camillo D'Alessandro, Riformisti e Civici. Ma vorrei essere molto chiaro, perché noi potremmo dividerci, anche urlare tra di noi, su chi ha fatto bene e su chi ha fatto male sulla sanità. Ma la domanda che va rivolta ai cittadini, a quelli che ci stanno ascoltando, è se nella loro percezione, nella percezione della loro vita reale, non di quello che è stato detto adesso, se le cose sono migliorate o peggiorate. Ci sono stati quelli di prima, poi ci sono stati 5 anni quelli di adesso. Bene. Quelli di adesso, come vi lasciano le prestazioni sanitarie? Alla vostra vita, quando andate al CUP, quando dobbiamo andare fuori regione a curarsi, circa 110 milioni di euro di mobilità passiva che paga l'Abruzzo, e c'è stato il Covid che ha bloccato, perché se non ci fosse stato il Covid che avesse bloccato l'emigrazione sanitaria, noi avremmo avuto ulteriori milioni di euro di mobilità passiva. Che cosa accade alla vita quando vi dicono, alla vostra vita, quando vi dicono di andare fuori regione oppure di andare a pagamento se volete la prestazione urgente? Possiamo raccontarci quella che vogliamo. Che cosa accade alla vita dei cittadini nelle aree interne quando questo governo regionale ha levato il medico a bordo H24, cioè 24 ore su 24, sulle ambulanze? La vita reale batte la finzione.
Dopodiché non è che ci siano bacchette magiche, ma qui non c'è stata la magia, qui c'è stato il contrario della magia. Cioè c'è stata un'idea autoreferenziale che non c'entra nulla con la vita reale dei cittadini. E qui probabilmente perderete la partita, perché pensate di dire agli abruzzesi come vivono, ma gli abruzzesi come vivono lo sanno esattamente, perché lo vivono, vivono quello che accade negli ospedali. Io, se fossi in voi, se fossi nell'assessore uscente, non dormirei la notte sapendo quello che accade ogni giorno ai pronto soccorso, anche a Pescara, o forse soprattutto a Pescara, quello che succede quando i cittadini vanno lì dentro, che sembra un girone dantesco. E allora, vita reale, questa dovete valutare rispetto alle chiacchiere che stanno facendo su come stiamo tutti bene sulla sanità. Grazie Vincenzo Serraiocco, noi moderati. Io sono un po' più calmo e cerco di ricordare, anche se non sono così anziano o diversamente giovane, da non ricordare che ogni campagna elettorale c'è sempre il problema della sanità, c'è sempre il problema delle liste di attesa, c'è sempre il problema di chi dovrà venire o chi c'è già stato, del come vivere, di rispondere al fabbisogno sanitario. Io credo di dover fare un sunto anche di quello che è accaduto. Non dobbiamo dimenticarci che qui è anche presente l'assessore sanità, ma comunque l'intera giunta era in prima linea in un momento così difficile che la regione Abruzzo, ma come l'intera nazione, ma il mondo intero ha subito, che è quello del Covid. Ha avuto un'emergenza straordinaria, mai pensata e mai potuta organizzare e programmare la nostra regione, così come il nostro Stato. E dobbiamo dare atto che in quel periodo, e io personalmente che l'ho vissuto in modo difficile e brutale questa pandemia, le risposte c'erano. Devo pensare un po' con egoismo alla mia città o all'ospedale di Pescara. Beh, in 3 mesi credo che questa amministrazione ha posto su e ha costruito un ospedale Covid per noi che eravamo in condizioni disperate e non si sapeva neanche cosa fosse, non c'erano neanche i vaccini, almeno avevamo a disposizione un ospedale costruito all'interno della nostra città, rimasto a disposizione della nostra città con 200 posti letto. Credo che sia una risposta importante, oltre all'emergenza che questa giunta è riuscita ad affrontare. E nonostante tutto, la regione, la nostra città è ancora a disposizione di questo stabile costruito in 3 mesi. Quindi credo che pensando ai rendiconti e ai fabbisogni bisogna vedere sì quello che è successo e quello che è stato le campagne elettorali, ma bisogna anche dare una conclusione, una sintesi, un sunto di quello che è stato fatto in un momento difficile e quello che oggi noi ritroviamo. Le difficoltà ci sono, vanno migliorate così come è stato detto prima, ma di certo altri 5 anni servono per migliorarsi. Grazie. Rossana De Angelis, Azione. Allora, il tema della sanità è fondamentale per quanto riguarda Azione. Azione è nata essenzialmente su 3 temi, la sanità, l'istruzione e la sicurezza. Quindi è un perno centrale dell'attività politica di Azione. Come Azione noi abbiamo chiesto e ottenuto l'aiuto, per così dire, comunque il supporto, ancora meglio, del professor Taurozzi, il quale ha studiato per noi un modello molto preciso, molto pragmatico e molto incentrato su quelli che sono le operazioni da effettuare per poter migliorare la sanità, ma con un foglio del come. Cioè il professor Taurozzi ha studiato punto per punto quali sono gli interventi da effettuare e dove prendere le risorse. Si parla ultimamente tanto di case di comunità e quindi sanità di prossimità. Le case di comunità sono fondamentali. Ma fondamentale è non soltanto costruire la casa di comunità, ma metterci del personale dentro. La gestione del personale è un altro punto importante. Occorrono delle risorse, le risorse che devono essere trovate, e noi nel nostro piano studiato insieme a Taurozzi abbiamo ben precise quelli che sono gli interventi da fare in merito. Ultimamente si è assistiti giorni fa all'inaugurazione di una casa di comunità,
Ma questo non si può fare negli ultimi giorni della campagna elettorale, sembra quasi una presa in giro dell'elettorato. Questi sono interventi che vengono studiati e devono essere messi a punto in tempi antecedenti. Il PNRR non è una procedura che riguarda questi ultimi giorni. Certo, c'è la necessità di programmarli, però va definito tutto, va definito come queste case di comunità devono andare avanti con personale qualificato. I temi sono tantissimi. Grazie, grazie. Nicoletta Verì, lista Marsilio, presidente. Sì, io innanzitutto mi riferisco subito alla frase che ha detto il collega al mio fianco, Alessandrini. Quando parla di persone di spessore, mi chiedo, e mi riferisco a coloro che mi hanno preceduto, sono quelli che non hanno concluso il mandato e tutti noi sappiamo perché non l'hanno concluso, oppure se c'è qualcuno che l'ha concluso tenendo fermi milioni di euro presso le casse del Ministero e ad operare quelli dei project. Ragazzi, vi dico, oggi i cittadini sono molto attenti, state montando una campagna contro la sanità che non fa altro che far male ai cittadini, perché io ho preso una regione a livello nazionale definita canaglia, quando mi presentavo ai tavoli romani diceva ma l'Abruzzo ha spostato i soldi della sanità su altri elementi, chiamiamoli così. Oggi presentiamo una regione modello, una regione virtuosa, una regione che per la prima volta porta avanti una rete ospedaliera e una rete territoriale, la prima rete territoriale che ha avuto questa regione, apprezzata a livello nazionale. E mi meraviglio quando apro la Repubblica e leggo che il governo Marsilio chiude gli ospedali. Ma scherziamo, basta leggere la delibera del 2018 in cui si chiudeva l'ospedale di Penne, l'ospedale di Popoli. Oggi abbiamo questi due ospedali aperti, eccellenza, per drenare oltretutto quei pazienti che purtroppo si riversano tutti nel grande ospedale. Se avessimo chiuso quegli ospedali, come avremmo potuto dare un'assistenza alle aree interne? Oggi sono ospedali che danno un'identità, punti di riferimento. Abbiamo aperto un centro del risveglio unico nella nostra regione, ma che sarà di riferimento a livello nazionale. Ma vogliamo parlare del personale? Vogliamo parlare delle unità che abbiamo assunto? Più di 6.500. E poi arrivo alle liste d'attesa. Rapidamente, perché abbiamo veramente... Dobbiamo rispondere alle liste d'attesa. Le liste d'attesa hanno avuto questo incremento, primo punto, da parte del Covid. Sì, però dobbiamo dare una risposta. Secondo punto, noi avevamo grandi problemi con le grandi apparecchiature. Queste grandi apparecchiature non esistevano. C'è stato un aumento, un incremento di richieste. Siamo passati dal 24 all'80% di richieste di prestazioni da un punto di vista diagnostico. Abbiamo acquistato queste attrezzature. Bene, grazie Verì. Daniela Santroni, Alleanza Verdi Sinistra. Allora, parlava allora l'assessore di persone di spessore, a me non piace fare polemiche, per noi le persone di spessore sono le migliaia di cittadini che oggi si trovano in stato di povertà sanitaria ed è da qui che secondo me chiunque voglia occuparsi di sanità deve ripartire. Tantissime persone, noi siamo la regione che ha la spesa in farmaco più bassa per le famiglie svantaggiate, parliamo di 2,10 centesimi l'euro al mese. Significa che le persone rinunciano a curarsi. È una cosa che poi vuol dire che il diritto alla salute non è più esigibile, che non basta più avere la tessera sanitaria in tasca per curarsi in questa regione, ma bisogna avere anche la carta di credito. E allora qui dobbiamo rientrare, ma secondo noi bisogna invertire una tendenza. Bisogna intervenire una tendenza a riportare la sanità pubblica al centro della questione, senza questa privatizzazione strisciante, perché la dico
non cito il pensiero di un ente di ricerca di balordi comunisti, ma lo Svimez, che ci parla un paese, due cure, quindi già ci parla di un governo che è riuscito a dividere ancora di più il divario tra nord e sud Italia e che ci dice ma guardate che è una bellissima cosa questa cosa, tant'è che vi facciamo anche l'autonomia differenziata e così chiudiamo il cerchio. Ma la cosa che ci racconta lo Svimez è un dato solo, vi dico, è anzi due. Tanti rinunciano a curarsi perché non sono più solo le spese odontoiatriche che da lungo tempo le famiglie più fragili e più marginali hanno smesso di curarsi, ma appunto smettono di comprare i farmaci di base. E la seconda, riguardo, ne parlava prima anche D'Alessandro, rispetto alle mammografie. Beh, in Abruzzo sullo screening mammografico gratuito è al 50%, cioè tra le donne tra i 50 e i 65 anni che ne hanno diritto, solo la metà riesce ad averlo. Ma non solo, come riusciamo ad, e siamo terzultimi come regione d'Italia, e come riusciamo ad averlo? Il 20% lo fa al privato. Beh, se le liste, se avete in mente l'idea che le liste d'attesa si risolvono da continuando a dare i soldi ai privati e a invece non fare investimenti sul personale e non sulle costruzioni. 213 Bene. Milioni di euro del PNRR ne state spendendo una valanga per costruire cattedrali nel deserto. Grazie Daniela Santroni, noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco riprendiamo in studio con altri temi con i nostri candidati. A tra poco. Sì, siamo tornati in studio, il confronto tra i candidati delle liste della circoscrizione provinciale di Pescara, riprendiamo su un altro tema che è rilevante per la regione ma anche in particolare per Pescara come insomma, città che è al centro di una serie di vie di collegamento. Mi riferisco alla ferrovia Pescara-Roma, mi riferisco all'aeroporto, mi riferisco al porto, tre importanti infrastrutture al servizio non soltanto evidentemente della città ma della regione. Qual è lo stato dell'arte e quali sono le prospettive per i prossimi 5 anni? Iniziamo nelle risposte stavolta con Vincenzo Serraiocco, noi moderati. Sull'occhio di tutti quelle che sono le risposte, quelle che sono i progetti e quello che è stato fatto. C'è l'ampliamento dell'aeroporto in essere che è stato inaugurato, quindi è per quanto riguarda l'attività dei trasporti. Purtroppo polemica, ma è la realtà della sinistra in questo periodo sul tratto Pescara-Roma, che sembra che si possa fare solo in campagna elettorale, poter liberare i soldi necessari perché si possa iniziare questa grande opera per l'Abruzzo, per Pescara, ma per tutti gli abruzzesi. E quindi è una cosa che è stata progettata, che ha una progettualità, che ha un'idea, che ha un governo di centrodestra che lo ha voluto, che lo sta concretizzando e che comunque è pronto a farne ancora di più. Vogliamo parlare dei porti. I porti abbiamo delle difficoltà noi che sono sempre state ereditate ma che sono in miglioramento per quanto riguarda il nostro porto di Pescara, ma ci sono i porti che oramai, come quello di Ortona, che svolgono attività commerciali importanti. Sono infrastrutture necessarie per chi fa attività imprenditoriale come me e soprattutto per gli insediamenti che ci sono nella nostra regione. Oggi permettere di avere queste infrastrutture e migliorarle significa essere attrattivi per le grandi imprese e migliorare quelle che sono le attrazioni già esistenti nel nostro territorio. Basta pensare, come ho già detto in altre trasmissioni, in altre interviste, al più grande centro di automotive industriale della nostra regione, che è nella nostra regione, ma che è il più grande centro in Europa e in Italia. E qui si sta ancora investendo, la Stellantis si sta ancora investendo, e se noi riusciamo come governo regionale, come impegno sia di destra che di sinistra a migliorare queste infrastrutture, non faremo altro che dare meglio e maggiori risposte alle grandi industrie che ci permettono di poter dare lavoro, occupazione e risorse alla nostra regione. Grazie Serraiocco. Marco Alessandrini, Abruzzo Insieme, d'Amico Presidente.
Vabbè, diciamo in ordine sparso, sulla ferrovia Pescara-Roma si assiste, ma questo è il balletto delle elezioni, la settimana prima di una serie di roboanti azioni quando le poste finanziarie erano state tolte poc'anzi. Ora, se qualcuno pensa che gli elettori hanno l'anello al naso, lo faccia. Io penso che si pagherà questo atteggiamento perché gli elettori non amano essere presi per i fondelli. Dopodiché, certo che ci sono delle partite strategiche che vanno avanti da tempo e durano da decenni, eccetera, però è una questione di metodo, cioè venire tre giorni prima in pompa magna a raccontare che abbiamo trovato le risorse che qualche tempo prima erano state tolte, mi sembra pessimo atteggiamento. Aeroporto, due punti. E qui tempo fa mi ricordo, vidi una cosa che mi fece molto ridere, un'imitazione di Crozza di De Luca, sostanzialmente il senso, prima di me c'era la campagna, era l'età del bronzo. Una cosa del genere la potremmo mutuare anche all'Abruzzo, perché guardo Camillo D'Alessandro che di trasporti mi pare se ne intenda e magari ce lo dice lui con che fondi sono stati realizzati, diciamo, questi. Ora, esiste il principio di continuità amministrativa, però c'è anche un po' di stile, secondo me. Aeroporto. L'aeroporto, sì, adesso non posso fare, nonostante l'ora, metafore un po' ardite. Resta il fatto che io per questioni mie, professionali, eccetera, vado spesso a Milano. Guarda caso ci vado in treno da un anno e mezzo circa a questa parte. E questo è un problema, perché la connessione con la capitale economica del nostro paese è diventata piuttosto difficile se vuoi andarci in aereo, trascurando naturalmente le storiche difficoltà della Roma-Pescara. E quindi, insomma, mi pare che ci sia parecchio... Sul porto, il porto mi viene da pensare questo. Quando nelle mie passeggiate salgo su quella meraviglia che si chiama Ponte del Mare, lo sguardo va al di là dell'orizzonte, non è un tema leopardiano, però ti accorgi che è sempre una guerra, una fatica, per cui quell'allungamento del porto, la realizzazione, il taglio della diga foranea, c'era Alessandrini sindaco, la realizzazione dei moli guardiani, le cose avvengono con... talvolta lentezza, talvolta speditudine, e credo che i cittadini ancora una volta saranno in grado di valutare. Bene. Vincenzo D'Incecco, Lega. Ma tre argomenti fondamentali, interessanti. Per fortuna questa è una regione in pieno movimento da questo punto di vista, lo dimostrano anche in questo caso i fatti, poi chiaramente chi ci ha preceduto, che ha avuto anche ruoli di governo determinanti e importanti sulle questioni che stiamo analizzando, non mi pare che abbia dato dimostrazione di eccellenza. Noi abbiamo in questo momento i lavori sul porto che sono in itinere e dentro i prossimi anni noi avremo quello che abbiamo progettato e abbiamo definito, quindi allungamento dei moli, mi ha detto bene chi mi ha preceduto, che quindi la cosa un po' la conosceva, perché quando ha fatto sindaco un pochino se ne è occupato, e quindi è un percorso in itinere che si chiuderà, stiamo aspettando credo da un punto di vista finale solo il via nazionale per la questione del Molo Sud, e quindi probabilmente entro il 2025 Pescara avrà il nuovo porto con i complementari dragaggi imponenti che permetteranno finalmente di avere una struttura adeguata per quella che è la nostra città. Peraltro i lavori fatti finora dimostrano ovviamente che per esempio la qualità delle acque è migliorata notevolmente, quindi di questo siamo contenti per l'intera città e per l'intero sistema turistico pescarese. Secondo tema, ferrovia e raddoppio della ferrovia. Mi pare simpatico che chi ci ha preceduto anche qui non abbia lavorato per concretizzare un percorso che noi stiamo concretizzando, e su questo però io ho un pensiero che mi porta a fare una riflessione a 360 gradi. La ferrovia Roma-Pescara si realizzerà, il raddoppio si realizzerà, i soldi finalmente ci sono, ora quando qualcuno li mette o quando qualcuno li determina non è importante, è importante che lo si faccia. Il tema è fare una riflessione invece, e qui lo dico ad alta voce, in maniera serena, in maniera coerente, su una parte del tracciato che ovviamente crea un grande problema ad una parte della popolazione, quindi su questo anche in questo caso noi dobbiamo fare una piccola riflessione. Chiudo, l'aeroporto, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, nel 2023 l'aeroporto di Abruzzo ha segnato il record di passeggeri della storia di questa regione, e quindi anche su questo punto abbiamo vinto. Grazie. Credo che non ci sia storia proprio. Daniela Santroni, Alleanza Verdi di Sinistra.
Allora, innanzitutto dobbiamo precisare una cosa. Io credo che questa regione ha sì bisogno delle grandi infrastrutture, del rilancio dell'aeroporto, del rilancio appunto del progetto di come velocizzare e rendere più sostenibile col trasporto su treno la tratta Pescara-Roma, ma la vera grande infrastruttura di cui ha bisogno questa regione è quella di rammendare e ricucire l'intera regione e vari avere cura e manutenzione. Io penso che abbiamo bisogno, noi siamo una forza di sinistra ecologista, pensiamo che abbiamo bisogno di un grande piano per mettere in sicurezza le scuole attraverso l'antisismico. Ancora molte scuole nella nostra regione non hanno neanche l'agibilità. Abbiamo la necessità di fare un grandissimo piano che curi, che prevenga il dissesto idrogeologico. Troppe cose sono successe in questa regione per non pensare che questa sia l'infrastruttura di cui abbiano bisogno tutte le cittadine e tutti i cittadini. E penso che da qui che si ricostruisce anche un modello di regione appunto attenta alle persone e attenta al clima e all'ambiente. Quindi prima mettiamo in sicurezza i cittadini, dopodiché le grandi infrastrutture servono, perché servono soprattutto per internazionalizzare questa regione che ne ha ancora tantissimo bisogno. Ha parlato prima Marco Alessandrini della difficoltà oggi semplicemente ad avere il collegamento Pescara-Milano che sia appunto efficace per tante, soprattutto purtroppo giovani abruzzesi che sono costretti ad andare a trovare o a studiare o a lavorare fuori dalla nostra regione. Beh, questi ragazzi e queste ragazze hanno bisogno di una regione per tornare, per vivere e per studiare. Grazie Nicoletta Verè, lista Marsilio Presidente. Sì, ma è stato ben detto l'importanza delle grandi infrastrutture per la nostra regione, e quando si parla di percepito sono convinta, perché ho avuto modo di confrontarmi, che tutti i nostri concittadini hanno la percezione esatta dei grandi risultati ottenuti in questi anni, in questi mesi, per quanto riguarda questo argomento. Ma non solo, perché è vero che bisogna avviare le grandi infrastrutture, ma bisogna dare anche un'identità alla nostra regione. Perché devono venire in Abruzzo? E oggi il governo Marsilio è riuscito, la giunta Marsilio, a portare avanti un'identità. Abbiamo avuto tanti stranieri che sono venuti nella nostra regione, hanno avuto il bisogno di visitare la nostra regione grazie agli eventi, grazie ai risultati che questo governo ha portato avanti. Basta ricordare la Costa dei Trabocchi, dove arrivavano in quel momento telefonate dalle altre nazioni per dire dove vi trovate, come dobbiamo fare, veniamo. Abbiamo avuto un aumento esponenziale di quello che è stato il turismo grande riguardo alla regione. Si parla di infrastrutture, si parla di via di comunicazione e si tralascia una via importante che è quella della digitalizzazione, e anche nella sanità noi abbiamo attuato questa via importante. Prima si recava, e il governo precedente ha lasciato questo, prima ci si recava per fare la scelta in revoca del paziente, per prendere la ricetta al proprio medico, portarla al farmacista, prenotare attraverso sempre come presenza. Oggi attraverso la via della digitalizzazione è possibile ottenere, accorciare queste distanze, ridurre sia i tempi ma soprattutto ridurre le energie da parte dei nostri concittadini. Grazie Camillo D'Alessandro, Riformisti e Civici. Grazie, ma io francamente non so se che cosa è peggio da parte degli uscenti, mentire o non sapere nulla di ciò su cui si mente. Cioè, qui stiamo parlando, la domanda è precisa, si è fatto riferimento a opere infrastrutturali. Allora, faccio un esempio, per la Pescara-Roma c'erano 600 milioni, il governo Meloni le ha levate. A qualche giorno dalla campagna elettorale le ha rimessi, pensando che i cittadini si comprano e non si convincono.
È come se, faccio questo esempio forte, un ladro viene a casa vostra, vi ruba le cose, poi voi lo tanate, vi ridà la refurtiva e secondo Meloni dovremmo anche dire grazie. È spettacolare l'idea che hanno dell'Abruzzo, peggio di come pensavano, valutavano gli abruzzesi in Fontamara. Abruzzo non è più Fontamara, vi hanno tanato che avevate levato i soldi. Soldi non messi da voi, ma messi dal governo Draghi. Così come i soldi che vi hanno consentito di inaugurare l'allungamento della pista aeroportuale, e cioè di accogliere in futuro voli internazionali, è stata pensata, concepita da chi è stato prima di voi. Si chiama Master Plan del governo Renzi barra D'Alfonso. Vi piaccia o non vi piaccia, quei soldi lì sono arrivati grazie a quelle scelte. Così come sul porto di Pescara, i soldi sono tutti di quel governo regionale, di quel governo nazionale. Così come sul porto di Ortona, sono di quel governo regionale, di quel governo nazionale. Quali sono i fondi aggiuntivi, non quelli che ha lasciato Renzi, D'Alfonso in Abruzzo? Quali sono i soldi aggiuntivi che ci avete messo voi? Si dirà, vi anticipo, l'autorità portuale. Straordinario. Ma chi è che ha fatto entrare il porto di Ortona e il porto di Pescara all'autorità portuale nazionale? Erano due porti nazionali da sempre, mai inseriti dentro l'autorità portuale. Con il governo Renzi, ministro Del Rio, noi li inseriamo e oggi quei porti possono partecipare al piano di riparto dei fondi nazionali. Di che cosa state parlando? Esattamente di che cosa state parlando? Grazie. Rossana De Angelis, Azione. Al momento l'Abruzzo possiamo dire tranquillamente che è una regione ferma dal punto di vista infrastrutturale. Si sta portando avanti l'idea che tutto è in itinere, tutto sta partendo, ma come ha detto il collega, tutto tramite fondi che sono stati e sono relativi a iniziative e programmazioni precedenti. Volendo parlare della Pescara-Roma, ho un'idea ben precisa in merito, cioè tutte le strutture devono essere fatte nel rispetto essenziale di quello che è il territorio e di quelle che sono le persone che abitano nell'ambito di quel territorio. Non si può fare, voler realizzare una struttura, non avvocarla a sé e passare attraverso la vita delle persone. Per quanto riguarda la Pescara-Roma ha fatto sì che centinaia di persone avessero la vita sospesa per già da 2 anni, non sanno cosa fare, non sanno dove andranno a parare con quello che è il progetto attuale, un progetto che è stato realizzato proprio per quanto riguarda per creare dei problemi, per far sì che sorgessero delle associazioni che andassero a ritardare quello che era l'attuazione dell'opera e avere quindi la scusa di trasferire quelli che erano i fondi che erano stati destinati dal governo Draghi alla realizzazione di altre infrastrutture al nord Italia. Quindi non aver avvocato a sé l'opera ha portato sostanzialmente a giustificare il trasferimento di questi soldi dalla nostra regione ad altre regioni, quindi non c'è stata in realtà la volontà politica. La Pescara-Roma si deve fare, tutte le infrastrutture si devono fare, ma ripeto, nel rispetto di quello che è il territorio, di quelle che sono le persone che abitano nel territorio, quindi dare una nuova veste, una fattibilità e mettere tutto a sistema con quella che è già quelle che sono già le infrastrutture che esistono, che devono considerare sia i territori dell'entroterra sia i territori che sono sulla costa. L'Abruzzo è un'unica regione, non bisogna far sì che sia sempre più unita e si rivolga al di fuori come una regione piena, viva, e non una regione che ha difficoltà a far sì che i propri concittadini non riescano ad arrivare a Milano in orari ben precisi, perché è stato tolto l'aereo proprio Pescara-Linate, che bene, già lì dava la possibilità a tanti di lavorare a un determinato lavorare con determinate tempistiche. Grazie. Allora, un altro tema che riguarda un po' il Collegio di Pescara, anzi tanto il Collegio di Pescara in cui voi siete candidati, ma che ha una proiezione regionale e che ha anche una valenza
storico-culturale per questa regione, azzarderei, è il tema del ruolo della città, adesso che si candida a diventare la grande città nella fusione con Spoltore e Montesilvano, nelle politiche regionali. Soprattutto in una campagna elettorale come questa, fatta appunto per collegi provinciali, ripartono vecchi campanilismi, c'è la tendenza dei consiglieri a rappresentare molto più il proprio territorio anziché avere una visione generale della regione. Abbiamo parlato della sede di Confindustria, abbiamo parlato della sede della Film Commission, abbiamo parlato della grande sede della regione a Pescara, insomma ogni volta si accende questo conflitto, in particolare con l'Aquila. Allora io vi chiedo nei prossimi 5 anni, voi, i vostri candidati presidenti, che impegni prenderete per ricucire questa frattura, direi anche culturale in qualche modo, e soprattutto per far decollare, accompagnare nella nascita concreta, dopo averlo fatto in Consiglio regionale dal punto di vista anche legislativo, con la legge che l'ha fatta nascere, la nuova Pescara, la Pescara, ecco, vi chiedo anche come vorreste chiamarla. La prima a rispondere a questa domanda, perché dobbiamo adoperare la cortesia di liberarla per un motivo personale, è Daniela Santroni di Alleanza Verdi Sinistra. Bene, la nuova Pescara è una grande sfida per la nostra regione che va colta e va supportata anche qui nel processo di crescita e di costruzione di questa nuova realtà. Non deve essere appunto vista come un altro progetto, un'altra entità che divide l'Abruzzo, anzi deve essere vista come potenzialità per riuscire a stimolare e a riunire l'Abruzzo. A noi di Alleanza Verdi Sinistra interessa molto questo concetto dell'unità e della coesione, tant'è che immaginiamo che in una futura giunta ci possa essere un assessorato alla coesione d'abruzzese. Unire l'Abruzzo sarà il nostro programma e sarà appunto la nostra priorità, e anche la nuova Pescara deve diventare strumento per unire l'Abruzzo e per appunto potenziare e sviluppare le opportunità. Questa non è più una regione delle opportunità, questa è diventata una regione dove appunto il 12%, che è una delle percentuali più alte anche del meridione, dei giovani abruzzesi lascia, non sono più a fuggire neanche solo i cervelli e neanche solo per studiare. Abbiamo bisogno di dare alle giovani generazioni una regione, dico io, una ragione per vivere, per restare, per tornare, per studiare. Questo significa avere anche una nuova Pescara in grado di avere e di ricostruire anche intorno a sé un'identità che parli appunto di una questione importante. La nuova Pescara unisce 3 territori, è la prima volta che invece di dividere andiamo ad unire. Questo deve essere il messaggio che deve portare nel resto della regione. Vedete, non abbiamo affrontato alcune questioni molto importanti, come ad esempio la questione che oggi è sulle cronache nazionali, della questione del Borsacchio, a cui io tengo molto, perché pur essendo... Guardi, le lascio un minuto in più perché so che deve andare sì, via. Sì, chiudo okay. Solo su... Pur essendo, essendo stata una consigliera regionale un po' di anni fa, della circoscrizione di Pescara, la legge su Borsacchio l'ho portata io in consiglio regionale. Chi c'era se lo ricorderà. Io e il consigliere Angelo Orlando. Nessuno dei due era della provincia di Teramo. Quindi la cosa sulla quale potete sicuramente scommettere è che se date fiducia all'Alleanza Verdi Sinistra, date fiducia al fatto che rientri in consiglio regionale la sinistra, è una sinistra che unisce l'Abruzzo e unisce tutti i territori. Questo solo mi permettevo di dire, ringrazio tutte le cittadine e cittadini, i telespettatori e le telespettatrici. Grazie a lei Daniela Santroni, buon proseguimento, so che ci deve appunto lasciare. Nicoletta Verì, candidata per la lista Marsilio Presidente, sul tema della nuova grande Pescara o semplicemente Pescara. Importante, un tema che io ho affrontato sin da quando ero consigliera comunale e quindi ho dato tutto il mio appoggio affinché si potesse realizzare questa grande realtà. Quando si parla di grande Pescara, di grande città, di grande agglomerato, non bisogna avere il timore di vederlo isolato da tutta la nostra regione e da tutto il nostro contesto,
perché è importante capire che tutto va messo in rete. Ogni luogo, ogni situazione, ogni comune ha una sua specificità, ha una sua identità, e questo è importante, costruirlo su questa base, ma è quello che sta facendo proprio questo governo. Io, anche nell'ambito della sanità, abbiamo attuato i consorzi, abbiamo unito i piccoli in grandi realtà per poter dare a loro la possibilità di gestire ancora meglio, di superare quelle difficoltà che spesso e volentieri le norme nazionali ti portano a dover gestire. Quindi nessun timore, ma il tutto deve essere basato su quella realtà dove ci sarà una specificità. Questo lo voglio dire a difesa di tutti i cittadini che vogliono, e le cittadine che vogliono andare avanti, di non rimanere chiusi in una loro, diciamo in un loro spazio, ma avere una possibilità di crescita. In modo particolare mi rivolgo ai giovani. I giovani hanno tanta voglia di poter estendere le proprie potenzialità, e noi li dobbiamo proprio aiutare in questo. Questi sono obiettivi importanti che noi già abbiamo affrontato in questa giunta, in questo consiglio regionale, ripartendo da quella che è stata la storia. Era una realtà ferma negli anni precedenti, ma ce ne siamo fatti carico, e penso che abbiamo portato avanti con ottimi risultati questo progetto. Grazie. Rossana De Angelis, lista Azione. Ma la Nuova Pescara è un punto di partenza. Sappiamo benissimo che la Nuova Pescara è nata grazie alla lungimiranza dei cittadini, che hanno votato attraverso un referendum che era stato indetto da Carlo Costantini, candidato l'emozione è tanta, questa è la prima occasione, l'attuale candidato sindaco al comune di Pescara. Quindi è stata una sua idea, una sua battaglia, una battaglia che i cittadini hanno colto nella loro assenza, e quindi mettere a sistema quelli che sono i servizi, ridurre quelli che sono i costi. Ma ripeto, è un punto di partenza che consentirà alla nostra regione di avere un ulteriore volano. È anche un esempio, perché all'interno, ad esempio, del nostro entroterra pescarese già diversi comuni si sono attivati per realizzare quello che è il modello della Nuova Pescara sul territorio, senza antecedendo quello che potrebbe essere anche un prossimo futuro. E sono emozionata, quindi no, vabbè, non c'è, in questo il tema. Concetto è chiaro, quindi, comunque. Benissimo, sì. La ringrazio. Andiamo avanti con Vincenzo D'Incecco della Lega. Beh sì, grande Pescara o Nuova Pescara, che dir si voglia, o questo reale progetto di fusione, se arriverà a compimento e se il 2027 appunto ormai la data di definizione, è perché questo consiglio regionale ha saputo tradurre con una proposta normativa reale e concreta qualcosa che in passato invece era un pasticcio fatto appunto sì qualche mese prima del voto, giusto per dare il segnale che si recepiva un referendum di qualche anno prima. Quindi oggi questa è una legge che ha creato dei passi concreti, un metodo di lavoro, e in questi anni siamo riusciti anche a far comprendere alle amministrazioni locali e agli amministratori locali che questo fosse un percorso ineludibile e ineluttabile. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo lavorato seriamente per lasciare a questa regione un progetto normativo concreto, con tappe reali che si stanno già concretizzando. Questo ragionamento di Nuova Pescara rientra in un discorso più ampio che appunto fa capo alla domanda che è stata posta. La regione, i campanilismi, io credo che questo governo regionale abbia dimostrato di lavorare equamente per tutti i territori. Da questo punto di vista noi non possiamo dire, nessuno può dire il contrario. Pensiamo ai grandi eventi e alla capacità di saper investire sia sulla costa, sia sulle aree interne, quindi la zona dell'Alto Sangro, sia la costa dei Trabocchi, Pescara, gli eventi importanti, culturali, musicali, sportivi, che hanno fatto sì che questa regione diventasse in questi anni un punto di riferimento per tanti turisti. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo saputo interpretare il senso di unità della regione Abruzzo, ma
lo dico ancora di più con un processo concreto, noi abbiamo presentato una proposta di legge che poi non abbiamo portato a termine, anche un po' perché tante forze politiche, anche quelle che erano all'opposizione, non volevano e hanno ritenuto di non dover procedere in tal senso, ma una proposta di legge che riformava la legge elettorale e che vedesse al primo punto il seggio unico regionale, quindi togliere le province, le circoscrizioni provinciali come oggi, appunto per far sì che chi fosse al governo in una prossima giunta regionale facesse, come dire, l'assessore realmente non solo dei territori di provenienza ma di tutta la regione. Quindi da questo punto di vista siamo sereni, perché il lavoro che abbiamo fatto l'abbiamo fatto tenendo conto dei grandi risultati e di tutti i territori insieme, senza distinzioni e senza campanilismi. Grazie Camillo D'Alessandro, Riformisti e Civici. Ma sulla nuova o grande Pescara è straordinario quello che è accaduto negli anni. I cittadini hanno detto cosa fare, sul come se ne doveva occupare la politica e le istituzioni non ci sono riusciti, anche in ragione di una dea proprietaria di questo progetto che è stata interpretata a Pescara da Sospiri, il quale praticamente, credo, nelle sue dichiarazioni pubbliche, nella sua attività in consiglio regionale, non abbia fatto altro che fare venire meno quello spirito unitario delle cittadinanze che si erano pure espresse a favore della nuova o grande Pescara. Perché se i cittadini ti dicono con uno spirito unitario che cosa devi fare, tu poi non devi andare a dividere quello spirito unitario facendo temere ai comuni più piccoli rispetto a quelli di Pescara, ma comunque straordinariamente importanti come Montesilvano e Spoltore, che diventerebbero una sorta di periferia. Questa roba ha di fatto prodotto, diciamo, le preoccupazioni anche all'interno di come stava venendo fuori lo statuto e quindi i pesi e i contrappesi dei vari comuni. È un fallimento quello di non aver dato seguito ad un'indicazione dei cittadini, e speriamo che ce ne potremmo occupare noi, sapendo però che l'Abruzzo, di fronte ad un passo del genere voluto dai cittadini, deve, parlo di Regione Abruzzo, deve creare non contrappesi ma veramente una ricucitura della nostra regione. Non c'è conflitto L'Aquila-Pescara, ci deve essere invece una capacità di programmazione dei territori dove si esaltino le funzioni e li si mettano insieme. È vero che l'Abruzzo in passato era declinato come Abruzzi, noi dobbiamo cercare di esaltare in ognuno di quegli Abruzzi le vocazioni che hanno sui territori, facendo in modo che non ci sia, come dire, nessuno che possa sentirsi ospite in regione. Una cosa a volo voglio dire è che penso, diciamo, sostanzialmente che la riflessione sulla legge elettorale nella prossima legislatura va fatta per evitare, per esempio, che agli ultimi consigli regionali si spartiscono 17 milioni di euro i consiglieri, 2.000 euro qua, 3.000 euro là, per le proprie prebende non provinciali ma iperlocali. Vincenzo Serraiocco, Noi Moderati. Io sarò fuori dal coro, io non sono stato un grosso sostenitore della grande Pescara, della nuova Pescara, però essendo una persona, un democratico, quindi accetto quello che è stato il risultato del referendum. Credo che viviamo troppo l'abitudine e il piacere di trovarci sempre tutti insieme e mai il piacere e l'abitudine di dover avere ognuno le proprie identità, le proprie realtà. Il referendum, i cittadini delle tre cittadine hanno votato il sì, si farà la grande Pescara. La grande Pescara non sarà un fallimento, non lo è un fallimento, c'è sicuramente un percorso da fare. Questo percorso da fare significa dare delle risposte ai cittadini, oggi soprattutto in passaggio, perché unire i servizi significa non dare delle risposte certe, efficaci, veloci ai cittadini anche per una normale attività l'inizio di una normale attività produttiva sul nostro territorio. Ci sono delle realtà, delle entità di Spoltore e di Montesilvano ben diverse da quelle di Pescara. C'è anche la possibilità di vedere o sentire Pescara predominante su questi altri due territori, così non è. Bisogna tenere presente, bisogna comunque prendere in riferimento la linea guida di quello che è uno statuto fatto da una commissione che ha riunito tutte e tre le cittadine, avere come linea guida questo statuto, avere come linea guida la legge regionale che porta alla fusione. Va rispettata, crediamo ad oggi
che possa essere un risultato importante per l'area metropolitana, che possa essere un risultato importante per la visione dell'Abruzzo, di Pescara, ma soprattutto dell'Abruzzo in un ambito nazionale. È vero anche che ci sono delle peculiarità. Nessuno deve sentirsi periferico ad un altro, ma deve sentirsi parte integrante di un progetto importante, deve sentirsi parte integrante di un progetto che serve a distribuire le risorse, che sono tante in seguito a questa unione, in questa unione di questi comuni, e credo che nel proseguo in questi anni ci saranno quei risultati che abbiamo tutti avuto come ambizione, chi più, chi meno, chi no, chi sì, ma che comunque ci troviamo di fronte a doverlo realizzare. Grazie Marco Alessandrini, Abruzzo Insieme da amico Presidente. La nuova o grande Pescara è un esercizio di architettura istituzionale che non ha precedenti in Italia, cioè una fusione di tre comuni. Io lo ricordo sempre perché le fusioni di comuni, la più grande fusione di comuni che è stata realizzata in Italia è in Calabria, due comuni da 20.000 abitanti ciascuno. Qui stiamo parlando di una massa che è molto più grande, perché arriva alla soglia dei 200.000 sommando Pescara, Spoltore e Montesilvano. Naturalmente, se vi ricordate quella pubblicità, non occorre un pennello grande ma un grande pennello, cioè non è la dimensione. Noi perché facciamo questa città nuova? Facciamo una città nuova per le famose carte intestate, le targhe? No, facciamo la città nuova perché vogliamo cogliere il senso, innanzitutto perché la volontà dei cittadini va sempre rispettata, è stata chiarissima e quindi bisogna rispettarla. Fare questo significa allineare percorsi organizzativi. Cosa significa? Che ci sono tre uffici anagrafe a Pescara, Montesilvano e Spoltore, e bisogna fare in modo che eroghino servizi insieme. Ma è questo il punto, è l'erogazione dei servizi. Quante volte da sindaco ho osservato questo? Il PM10 ha varcato la soglia delle 35 giornate di sforamento, sto parlando di inquinamento dell'aria, eccetera, eccetera. Guarda caso le centraline sono a Pescara, io mi ricordo di aver messo insieme un po' di sindaci dell'area metropolitana vasta dicendo: ma perché non ne parliamo insieme, perché non è che finisce al confine l'inquinamento? La risposta è implicita: ma perché devo crearmi un problema? Non c'era la centralina, l'aria della mia città è pulita, sciocchezze naturalmente, ma questo vale per i trasporti, il sistema dei rifiuti che faticosamente conosce aggregazioni in grado di fornire un servizio di qualità. Io penso che la nuova città si faccia per offrire servizi migliori ai cittadini, questa è l'ambizione, e naturalmente la grande città che diviene hub di una area metropolitana più vasta non è contro nessuno, figuriamoci. Ho sentito dire: ridiscutiamo la sede del capoluogo di regione. Assurdo, assurdo. Pescara e L'Aquila sono due realtà che devono convivere, Barcellona e Madrid, se vi piace un esempio esotico, e servono naturalmente, la nuova città serve a ricucire, serve anche a ricucire le distanze che ci sono fra gli Abruzzi di cui si parlava prima, che dobbiamo invece ricondurre a unità. Grazie. Allora, usando una cortesia anche a Nicoletta Veri, che ci ha chiesto di doverci lasciare prima per altri impegni, anticipiamo con lei l'ultima domanda, che è poi quella dell'appello agli elettori, poi andremo in pubblicità. Chiedo a Nicoletta Veri, rappresentante appunto della lista Marsiglio Presidente, allora perché in queste ultime ore i tanti abruzzesi che sono ancora orientati sull'astensionismo in qualche modo devono prendere coscienza e dare fiducia alla proposta del presidente uscente ricandidato Marco Marsiglio? Veri. Ma non c'è momento così importante come quello che stiamo attraversando per definire l'importanza della continuità di un governo. Per raggiungere gli obiettivi, per portare a termine queste realtà che abbiamo dimostrato oggi, di cui abbiamo parlato, questi grandi temi, questi grandi pilastri, solo la continuità riuscirà ad avere quella
diciamo, quel risultato, a portare avanti quel beneficio sul nostro territorio. E lo voglio esprimere anche questo in termini di sanità, perché oggi si continua a parlare ancora delle liste d'attesa. Bene, le liste d'attesa, ripeto, che sono aumentate notevolmente in questi anni, ma sono aumentate perché è aumentata la richiesta. Siamo passati dal 24% all'86%, richieste che hanno bisogno di essere soddisfatte attraverso una diagnostica attraverso le apparecchiature. Quindi noi abbiamo dovuto acquistare queste grandi apparecchiature. Io ho trovato risonanze vetuste che si rompevano continuamente, cui bisognava interrompere le prestazioni perché il pezzo di ricambio doveva arrivare da un'altra nazione. Oggi, a pochi giorni dopo queste elezioni, inaugureremo la seconda risonanza magnetica all'ospedale di Pescara, che darà la possibilità di eliminare queste liste d'attesa. Per installare una risonanza magnetica ci vogliono lavori, ci vogliono risorse e tempi, ma soprattutto per acquistarlo. Ed è quello che abbiamo fatto in tutta la nostra regione. Basta ricordare la PET TAC che abbiamo trovato fuori dagli ospedali. Ogni utente, ogni paziente doveva uscire col pigiama e avere la possibilità di eseguire questa TAC. Oggi la TAC è presso i nostri presidi ospedalieri e su questi obiettivi che stiamo rivoluzionando la sanità abruzzese, specialmente per quanto riguarda la rete territoriale, una rete che porterà quelle risposte che stanno aspettando i cittadini, con basi concreti, con capitoli di bilancio e con personale adeguato. Grazie, grazie a Nicoletta Verilla, salutiamo allora, andiamo in pubblicità, tra poco torneremo per gli appelli dei rappresentanti delle altre liste. Linea alla regia. Ecco, siamo tornati in studio per la parte conclusiva della nostra tribuna elettorale, quella dedicata ai candidati della circoscrizione provinciale di Pescara. Noi siamo al momento degli appelli e con loro appunto scambieremo le ultime impressioni su questa campagna elettorale e soprattutto gli ultimi messaggi, quelli da rivolgere in particolare agli elettori incerti. Allora iniziamo con Camillo D'Alessandro, lista Riformisti e Civici di cui è il coordinatore. Chiedo nello specifico qual è diciamo anche il tipo di rappresentanza che questo soggetto elettorale vuole dare a parte della comunità che si identifica nella proposta di Luciano D'Amico e perché Luciano D'Amico diventerà presidente della Regione Abruzzo. Intanto ringrazio i cittadini che hanno avuto la cortesia di ascoltarci, la cortesia di ascoltare i dibattiti di questi giorni. C'è però un punto, il dato reale, la domanda che ognuno deve farsi e che si farà nella riflessione familiare, nelle proprie case, è come ho vissuto questi 5 anni, la mia vita, il mio progetto di vita per i miei figli, il trasporto pubblico locale, la sanità, quello vale, mondo reale contro finzione. E nel mondo reale c'è la possibilità di cambiare le cose che non vanno con un galantuomo di altri tempi che è Luciano D'Amico. Dentro questo progetto voglio fare un'ultima riflessione con voi. La lista dei Riformisti e Civici è esattamente la casa vostra, cioè esattamente coloro i quali non si candidano a urlare i problemi, ma si candidano a risolverli i problemi. Gli urlatori di problemi sono quelli che non risolveranno mai i problemi, perché nel momento in cui il problema è risolto non hanno più il palcoscenico e quindi sono finiti. Noi abbiamo invece bisogno della classe dirigente, quelli che si assumono la responsabilità. Riformisti e Civici sono questi. Noi ci candidiamo a sostegno di D'Amico, ma ci candidiamo con le nostre donne e con i nostri uomini, perché lì non andiamo a perdere tempo, lì non andiamo a urlare i problemi, noi ci candidiamo a risolverli, nella provincia di Pescara così come in Abruzzo. Abbiamo già dimostrato in passato di essere riusciti a portare risorse straordinarie, di averle messe in campo, e dobbiamo riaprire quella stagione facendo nostri le cose che non sono andate e soprattutto cercando di modificarle. La lista dei Riformisti e Civici è questo, è un progetto generoso, ha bisogno del vostro sostegno, dietro non c'è nessuno, non ci sono prepotenze, non ci sono prepotenti.
C'è invece una grande occasione. Donne e uomini che si candidano per cambiare la regione lo fanno affidandosi a chi è stata sintesi ed è oggi garante per l'Abruzzo. Perché per D'Amico, che è l'unico abruzzese candidato, perché Marsiglio è di Roma, conta l'Abruzzo e gli abruzzesi possono contare su D'Amico. Grazie Rossana De Angelis, Azione, ultimo appello. Sì, l'Abruzzo in questi ultimi 5 anni ha fatto oggettivamente dei passi indietro. A dirlo non siamo noi, ma sono dei dati oggettivi che possiamo verificare benissimo in quelli che sono gli indici a livello nazionale. L'Abruzzo ha fatto dei passi indietro, l'Abruzzo è indietro per quanto riguarda la sanità, non è stato attivato quello che è il DEA di secondo livello, non sono stati attivati quelli che sono i centri unici per quanto riguarda la per quanto riguarda il CUP, cioè la necessità di intervenire quindi sulla sanità in modo incisivo e in modo pragmatico, cioè la necessità di intervenire in modo decisivo e pragmatico anche per quanto riguarda le infrastrutture. Abbiamo detto che le infrastrutture ad oggi sono ferme, i piccoli avvii che si sono visti in questi ultimi giorni sono legati a fondi che erano stati previsti in precedenza, tutto è in divenire e dire che tutto è in divenire dopo 5 anni di governo, oggettivamente è un po' troppo poco, un po' troppo riduttivo. Luciano D'Amico ha il grande pregio di aver ascoltato i cittadini, ma anche di aver creato il cosiddetto foglio del come, di aver creato, di aver buttato giù oggettivamente e realmente quello che è una. Quello che è un progetto con dei dati ben definiti per la realizzazione e il miglioramento delle condizioni di vita della regione Abruzzo nel pieno rispetto non soltanto del territorio ma soprattutto delle persone che sono state prese in considerazione, che sono state ascoltate attraverso i tavoli tematici. Lui attraverso questi tavoli tematici ha fatto sì che tutti potessero esprimere le proprie capacità e potevano in tal senso adoperarsi per contribuire al governo futuro della nostra regione. Ha ascoltato tutti e in questi termini ha messo a sistema e ha progettato quello che è il nostro Abruzzo del futuro in maniera concreta, precisa e pragmatica. Grazie. Vincenzo Serraiocco, perché il voto a noi moderati e al presidente Marsiglio? Un voto a noi moderati perché è l'unica realtà politica oggi nuova nel centrodestra. Nel centrodestra abruzzese non era presente 5 anni fa nelle elezioni che hanno visto vincente e vittorioso Marco Marsiglio. Oggi è una nuova realtà all'interno di quest'area di centro del centrodestra. Abbiamo già avuto delle nostre opportunità all'interno delle altre coalizioni di centrodestra sia in Molise che in Sardegna, abbiamo avuto dei grandissimi risultati nonostante fosse la prima volta la candidatura e l'uscita di questo nuovo simbolo di non moderati che raggruppa tutta l'area centrista del centrodestra. Abbiamo avuto più del 7% in Molise e il 4,5%, quasi il 5% in Sardegna. È un qualcosa che stimola il cittadino ad andare a votare, nonostante, così come ha detto Camillo Alessandro, va ringraziato i tanti cittadini e cittadine che ci hanno ascoltato, che sono state solleticate più volte in manifestazioni politiche di destra o di sinistra, perché comunque l'attenzione della città, l'attenzione degli abruzzesi è stata un'attenzione alta, tanta. Speriamo che questa attenzione si traduca poi nel 10 di marzo di andare a votare dalle 7 alle 22. Credo che alle 23, chiedo scusa. Credo che noi moderati è un'opportunità nuova in quest'area di centrodestra di poter dare la possibilità ai consiglieri, uomini e donne, di poter rappresentare all'interno del Consiglio regionale. Abbiamo delle idee, queste idee sono supportate da uomini e donne che ogni giorno si impegnano perché hanno la possibilità di poter fare qualcosa per gli altri. Poi c'è la grande sfida di cui noi facciamo parte, di questa grande nave
di tutto il centrodestra, che lo abbiamo dimostrato in una folla a Piazza Salotto davanti ai nostri leader, di vincere nuovamente in questo Abruzzo, di vincere e dare questa continuità per 10 anni, la prima volta che in Abruzzo si dà continuità per 10 anni a un presidente uscente. Questa è un'occasione che gli abruzzesi possono vivere per la prima volta, un'occasione dove i consiglieri che verranno eletti saranno vigili sull'attività di questo governo, di questo governo. Poi concludo sì. Con una frase che a me piace molto, perché sono vivo per il calcio e sono un uomo di calcio, che lo ha già battuto una volta a sinistra, Marco Marsiglio, quindi credo che sia pronto a ribatterlo la seconda volta. Grazie Marco Alessandrini. Perché domenica andare a votare innanzitutto e poi scegliere i candidati e la lista di Luciano D'Amico? Innanzitutto perché Luciano D'Amico è molto di più, citando quello che non è solo il suo slogan, ma è quello che io credo si percepisca nell'aria. Votare poi Abruzzo Insieme D'Amico presidente, perché è una lista di amministratori che, diciamo, senza praticare l'urlo e le grida si sono spesi nella loro esperienza rispetto alla risoluzione dei problemi, sovente con un lavoro oscuro e certosino. E poi a quanti credono che votare sia inutile, a quanti credono che tutti sono uguali, dico loro: venite in una delle nostre piazze, ascoltate Luciano D'Amico e verificate se siamo davvero, se tutti sono uguali, perché non è così. Io penso che Luciano D'Amico sia l'uomo giusto, è stato fin qui in grado di federare un'alleanza inedita e molto vasta, e penso che sia l'uomo giusto per colmare quelle distanze che separano i due Abruzzi di qui sopra. Io l'augurio che faccio, qualche giorno fa sono andato, diciamo, naturalmente tutti noi siamo mobilitati in maniera permanente, andiamo in giro per negozi, per le piazze, incontriamo le persone. La cosa che più mi fa sanguinare il cuore è quanto sento dei ragazzi che dicono: non vado a votare. No, no, sono morte delle persone per andare a votare. Noi siamo la terra della Brigata Maiella, c'è gente che per scrivere la Costituzione e per farci godere dei diritti che oggi abbiamo ha messo in gioco, non dimentichiamocelo, vita, giovinezza e tutto. E allora votate, possibilmente per D'Amico e per il sottoscritto, ma votate, perché quel numero sull'astensione, noi dobbiamo battere il 53% dell'altra volta il 53% degli aventi diritto ha votato, quel numero grida vendetta. Dobbiamo votare, dobbiamo partecipare, e penso che sia l'occasione giusta per farlo, perché ci sono candidati, penso in particolare a Luciano D'Amico, che sono credibili e che, diciamo, offrono prospettive di sviluppo per questa nostra terra. Grazie. Vincenzo D'Incecco, Lega. Beh, sì, il 10 marzo i cittadini abruzzesi hanno davanti due opportunità, ovviamente, di centrodestra e centrosinistra. Il centrosinistra non è altro che la somma di progetti politici totalmente diversi, e lo hanno dimostrato un anno fa alle elezioni politiche, quando Azione con Calenda si è presentata da sola alle elezioni politiche insieme a Renzi, che poi si sono divisi nel percorso successivo. Il Movimento 5 Stelle si è presentato con Conte Premier in una battaglia contro il PD e contro Azione, che costantemente descrive nella storia politica di queste ultime settimane. Il PD insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra si è candidato in un ulteriore percorso. Tre blocchi diversi alle ultime politiche, esattamente un anno e mezzo fa, tre progetti politici differenti, tre leader che non discutono, non parlano e non condividono nulla. Oggi si mettono insieme in Abruzzo proponendo una persona solo ed esclusivamente secondo quel principio che ha contraddistinto la storia del centro-sinistra italiano, l'odio verso la parte politica avversa, che invece è da tanti anni unita, coesa, con un progetto chiaro e definito. Gli abruzzesi davanti hanno questo scenario: continuare in un progetto di governo che ha portato dei risultati e che ha degli interpreti che da sempre storicamente vivono insieme un percorso politico e un percorso amministrativo, con delle idee chiare sulla concezione della vita, sulla famiglia, sull'Europa, sullo sviluppo e sull'ambiente e sull'uomo al centro dell'ambiente, senza venir meno il concetto di sviluppo. Dall'altra parte ci sono delle incongruenze incredibili sulla famiglia, sull'Europa, sul concetto di sviluppo, su come impostare l'attività di governo e l'attività amministrativa. Il quadro è chiarissimo,
è proprio chiaro, è molto netto. I cittadini abruzzesi sanno che per dare continuità a questo governo regionale, per creare e continuare in un rapporto con il governo nazionale, non c'è altra scelta che votare la Lega e il centrodestra e Marsiglio Presidente. Grazie anche a D'Incecco, grazie a tutti i candidati che si sono susseguiti in questa serie di 8 tribune elettorali, 2 per ciascuna circoscrizione, che hanno consentito insomma, di far conoscere, di confrontare tra di loro i programmi e i volti di coloro che aspirano a diventare consiglieri regionali. Domani sera il gran finale con il faccia a faccia alle ore 22 tra il presidente uscente Marco Marsiglio e il candidato alla presidenza Luciano D'Amico. Ci sarà con me anche il direttore del quotidiano Il Centro, Piero Anchino, proprio sul filo di lana di questa campagna elettorale, in attesa dell'ultimo gong, quello della mezzanotte. Poi ci sarà la giornata di riflessione e dalle 7 alle 23 il voto in Abruzzo, alle 23 e un secondo Rete 8 in esclusiva con Noto Sondaggi vi darà il primo exit poll che aprirà una lunga notte anche di proiezioni e poi anche di dati reali. Restate sempre con noi con Rete 8, che è anche e soprattutto la TV delle elezioni in Abruzzo. Arrivederci.